Vi è mai successo di assistere a situazioni nelle quali qualcuno esprime dei punti di vista che appaiono discriminatori nei confronti di diversità etniche e razziali? Immaginiamo allora questa situazione per vedere qual è il comportamento da assumere quello emotivamente più intelligente se una battuta razzista dovesse essere fatta all'interno di un'azienda, all'interno di un gruppo di lavoro. Spesso è difficile che qualcuno reagisca, o il modo di reagire a qualcosa che non ci piace, che non incontra il nostro senso morale, finisce per essere espresso secondo una via che non sempre è quella migliore. Allora, analizziamo questa situazione. Siete il dirigente di un'azienda che sta cercando di incoraggiare il rispetto per la diversità etnica e razziale. Sentite qualcuno che fa una battuta razzista, come vi comportate? Ecco le quattro opzioni di risposta. 1. Fate finta di niente perché il modo migliore per trattare queste cose è ignorarle. 2. Chiamate la persona in questione e spiegate che il suo comportamento è inappropriato. 3. Intervenite subito dicendo che quelle battute sono inappropriate e non saranno tollerate dall'azienda. 4. Suggerite alla persona che ha fatto la battuta di seguire un corso sull'educazione alla multirazzialità. Secondo gli esperti di intelligenza emotiva che hanno redatto questo test, la risposta emotivamente più intelligente è la numero 3. Infatti, la strada migliore per creare un'atmosfera che rispetti la diversità è rendere chiaro in pubblico che le norme sociali della vostra organizzazione non tollerano certe espressioni. Affrontare il problema privatamente, infatti, informa la singola persona che il suo comportamento è inaccettabile, ma non lo comunica a tutto il gruppo. Invece di cercare di cancellare i pregiudizi, compito del resto molto difficile, è meglio impedire alle persone di esprimerli. Fonte di questo test è la rivista di Psicologia e Neuroscienze Mente e Cervello nel numero di luglio-agosto 2006.